Ciao e benvenuti a questo nuovo video in cui parliamo finalmente dei manga in uscita a novembre, ovviamente per quanto riguarda tutte le novità. Al solito vi porto tutti i manga nuovi oggettivamente, quindi numeri 1, eventuali nuove edizioni particolari, ma anche i manga che mancavano da un po', così non vi perdete l'uscita nel caso li stesse seguendo e vi chiedeste che fine abbiano fatto. Ma andiamo a iniziare con Panini Comics, Planet Manga. Poca roba in realtà, questo mese di novembre mi ha un po' stupito visto che l'appuntamento tipico di Lucca, ma sappiamo che Lucca sarà una sorta di presa in giro quest'anno a causa del Covid, e permettetemi la polemica, secondo me potevano proprio evitare di fare qualsiasi cosa e limitarsi al digitale, ma vabbè, l'idea di poter far spostare un po' di gente e portarla a Lucca in questo momento con questo tipo di livello di contagio è proprio geniale, ma essere previdenti evidentemente non è una cosa da tutti. Comunque, andiamo a cominciare. La prima cosa che esce è Tista Complete Edition. Esce in un singolo volume il capolavoro di Tatsuya Endo. Ora, io non ho letto quel fumetto. Esce questa nuova edizione in occasione del lancio di Spy X Family in uscita fra novembre e ottobre, ma ne abbiamo già parlato nel video del mese scorso. Panini l'aveva già proposta in due volumi divisi, ma ora esce in un volumotto singolo di 448 pagine a 12,90€. Personalmente dell'autore ho letto soltanto Gekka Bijin, non so se mi recupererò questo Tista, vediamo un po' quando esce, magari lo sfoglio, vedo se mi piace o meno. Poi, una novità vera, esce Magical Girl Howling Moon, dall'autore di Trinity 7 e 3 Age X, che non ho letto né uno né l'altro, ovvero Kenji Saito e Shoji Sato. Il volume sarà un brossurato di 168 pagine con sovracoperta al prezzo di 7€. La particolarità è che uscirà anche una versione variant che costa 7,50€ con in copertina la cosplayer Giada Robin nei panni di Kaguya. Ora, se qualcuno interessa questa roba, bello, non è il mio tipo di variant e non credo che la comprerò. Sì, forse se volete poi rivenderla magari varrà qualcosa, ma magari no. Se volete potete farci un investimento e vedere se un giorno varrà molto di più. Comunque questo elemento piace al ragno. Già. Proseguendo. Nana e Kaoru Black Label 1, la seconda fantastica serie dedicata alla coppia di fidanzatini Sadomaso, di cui ho abbastanza odiato l'intera serie che ho collezionato. Ora temo che per una questione puramente collezionistica almeno il primo numero lo compro e vi faccio la review. Poi spero di riuscire a fermarmi lì. Comunque, l'autore è Ryuta Mazume, come la serie precedente. D'altronde, è un brossolato di 192 pagine e costa 5,50€. Poi abbiamo due serie che si concludono. Cominciando da Samurai 8, la leggenda di Hachimaru, esce il quinto volumetto, la nuova opera fallimentare di Kishimoto. Non so come sarà esattamente il finale, la cosa particolare è che Panini, probabilmente sbruciacchiata un po' dal fatto che gli hanno chiuso la serie immediatamente, ci fornisce un bel cofanetto in cui collezionarla tutta. Il cofanetto sarà venduto ovviamente con all'interno il numero regolare, costerà 12,90€ vuoto con solo il numero 5, mentre 24,50€ pieno con tutta la serie. E poi presumo che il numero sia comunque disponibile anche senza cofanetto, anche se non me lo sono segnato, spero vivamente di sì. Abbandoniamo Panini con Blue Flag 8, ultimo numero, quello precedente è uscito a maggio 2020, non leggo questa serie, è una storia d'amore direi scolastica, e costa 4,90€, l'ultimo numero è uscito a maggio 2020 e se la state seguendo potete finalmente leggere il capitolo conclusivo. Olè! Ma passiamo a Star Comics. Per Star Comics esce per prima cosa Doraemon Zero, un volume unico, credo, che contiene fondamentalmente una selezione di storie dedicate a Doraemon. È un volume di 144 pagine al prezzo di 6,90€. Doraemon immagino lo conosciamo tutti, non c'è bisogno che ci spenda particolari parole. Oltre al fumetto però all'interno troviamo anche un racconto autobiografico sul momento che ha portato alla nascita del personaggio. Oltre a un approfondimento sulla mitica edizione giapponese Tentomushi Comics che raccoglie i migliori episodi selezionati dall'autore in persona. Boh, probabilmente comunque lo compro, non ho mai letto Doraemon, credo in versione fumetto, non so nemmeno se è stato mai pubblicato in Italia completamente, non credo proprio, però un modo come un altro per avere un pezzo di storia del fumetto giapponese. E per favore, basta con questa leggenda metropolitana che è tutto un sogno di Nobita che è in coma a letto. Non è così, è una roba inventata, non è mai successo. In Giappone fanno ancora oggi film cinematografici su Doraemon e se avesse un finale così drammatico non li farebbero. Quindi basta. Ma passiamo oltre. Per gli amanti dei romanzi tratti dai fumetti, One Piece Novel A,
volume 1, ovvero un romanzo di One Piece con protagonista Ace, il fratello di Luffy. Sono 112 pagine a 15 euro, sinceramente non mi interessano assolutamente, ma a qualcuno magari sì, e quindi ve lo notifico. Proseguiamo, esce il manga di Withering with You, l'ultimo film di Makoto Shinkai, 196 pagine, brossurato con sovracoperta, costa 6,50€ e se avete amato il film potete leggervi la versione manga. Io in generale non compro manga tratti da film, quindi non lo comprerò, però ci può stare, i disegni sono di Wataru Kubota. Proseguendo, Savage Season numero 1, un nuovo manga scritto da Mario Kada e Nao Emoto. Un'uscita piuttosto interessante, non ho bene idea di quale sarà il genere, mi sono dato una sfogliata alle preview digitali su Amazon giapponese. Sembra fondamentalmente un manga scolastico con disegni molto carini. La trama, fondamentalmente Kazusa e le sue quattro amiche discutono animatamente di quello che vorrebbero fare prima di morire e viene fuori la parola sesso e in quel momento nelle ragazze si risveglia un'incredibile curiosità per la sessualità. Boh. La cosa che mi fa strano è che, almeno guardando le pagine preview, non c'è traccia di fanservice o comunque elementi piccanti, quindi immagino sarà una roba un po' più matura e probabilmente interessante. Comunque, da provare. Il formato sono 208 pagine, con sovracoperta a 5,50€. Ancora molto 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 interessante, Olympia Kyklos numero 1, manga della maestra Yamazaki, che è l'autrice del premiatissimo Terme Rome. Esattamente come accadeva in quel manga, anche qua, al centro un viaggio nel tempo dove un greco antico si ritroverà alle Olimpiadi di Tokyo, quelle del 64 ovviamente. Sicuramente lo proverò, la serie vecchia Terme Rome mi è piaciuta un sacco e quindi consigliatissimo. Passando a un po' di manga che tornano dopo lunghe assenze, abbiamo The Case Study of Vanitas numero 7, l'ultimo è uscito a ottobre 2019, è un manga di John Mochizuki, costa 4,30€ e non ne so praticamente altro, a parte che ci sono i vampiri di mezzo. Proseguendo, esce anche il numero 15 di Ajin Demi-Human, l'ultimo numero è uscito a febbraio 2020, gli autori sono Gamon Sakurai e Tsuina Miura, costa 5,90€ e se seguite la serie è tornata. Personalmente ho letto solo il primo numero ma poi non l'ho continuata, non era proprio del mio interesse e immagino anche per una questione puramente economica. Ma proseguendo, numero 13 per Gundam 0083 Rebellion, questo lo compro, sono contento che esca un nuovo numero, è sempre bello leggere nuovo materiale di Gundam anche se non è originale, in realtà è tratto da una serie di OAV, però ci sta e non mi dispiace, 208 pagine a 5,50€. Proseguendo torna anche Reisei Kamika numero 5, l'ultimo è uscito a febbraio 2020, è un manga di Hajime Segawa, 240 pagine a 5,90€, la trama non è originalissima, studenti del nostro mondo più o meno che si ritrovano sbalzati in un mondo fantasy, credo che qualcuno me ne abbia anche parlato bene in realtà, però non l'ho letto. E con questo abbiamo concluso le uscite di Star Comics, passiamo rapidamente a J-Pop, novità Kemono Jigen numero 1 di Sho Aimoto, una serie attualmente in corso, sono usciti 11 volumetti giapponesi, sarà bimestrale e costa 6 euro a numero, ovviamente edizione la solita di J-Pop, brossurato con sovracoperta. Trama del manga, una serie di cadaveri misteriosi in un villaggio rurale del Giappone, da Tokyo viene mandato un detective dell'occulto, Inugami, che si troverà a dover collaborare con Doro Tabo, un giovane del luogo che non ama lavorare e viene preso in giro dai suoi compaesani. Al centro della storia, demoni, mostri, yokai, ghoul e chi ne ha più ne metta, non lo so. Magari il primo numero si prova, tanto per vedere com'è. Proseguendo, abbiamo poi in uscita un romanzo, la seconda novel di The Promised Neverland, brossurato di 212 pagine a 12 euro, è il nuovo romanzo inedito dopo Una lettera da Norman, viene proposto anche in cofanetto, come già il romanzo precedente, a 17,90€ insieme al numero 18 del manga. Se seguite entrambi può essere la vostra occasione. All'interno ci saranno anche tanti gadget succosi da scoprire. Personalmente passo, non ho voglia di leggermi anche i romanzi. Poi abbiamo in uscita finalmente il numero 9 di Made in Abyss. Non usciva da un bel po', è il solito brossurato di grande formato con sovracoperta a 7,90€. Super inquietante, mi piace un sacco. Testi e disegni di Akito Tsukushi. Se non l'avete ancora letto, guardatevi almeno la serie animata che credo sia su Netflix e forse anche su Vid. Controllate, cercatevela, io ve la straconsiglio, non lasciatevi trarre in inganno, dall'aspetto un po' chibi dei personaggi è tutto molto inquietante. Già, proseguendo esce anche il secondo box di Sword Art Offline Progressive,
contiene i volumetti dal 5 al 7 che concludono la serie, anche se in realtà non concludono la storia e questo è un po' triste, però ho apprezzato i primi 4, mi leggerò anche questi 3. Torna poi anche Goblin Slayer con il 9° volume. Sto apprezzando molto la serie di Kumo Kagyu e Kosuke Kuroze, è un brossolato sopra coperta a 6,90€. Se vi piacciono i fantasy un po' alla giapponese, un po' anche da videogioco, ci sta molto, però ve lo consiglio. Poi un'altra novità, esce Steins Gate 0 Box, volumi dall'1 al 6, tutti i 6 volumi in un'unica confezione, costa 36€, quindi 6€ a volume. Se avete amato la serie animata o il videogioco e volete anche leggervi una versione manga, è quella che fa per voi. Io sinceramente passo, preferisco dare un occhio all'opera originale, che in questo caso è il videogioco, oppure al peggio alla versione animata. Comunque, se siete super fan, ci sta. Ma non finiscono qui le novità J-pop, abbiamo infatti anche Fatti Forza Nakamura, un volume comico a tema boys love con un aspetto grafico che fa molto anni 80. Storia e disegni di Seun Dae, è un brossurato di 192 pagine con sovracoperta a 6,90€. Non mi attira particolarmente, però ci può stare. Sempre a tema boys love, Liquor and Cigarettes di Zammaru Zariya, 192 pagine con sovracoperta come praticamente tutti i manga di J-pop, costa 6,90€. Il protagonista è Teo, che gestisce un negozio di liquori in città, e il suo migliore amico da una vita, Camilo, gestisce un negozio di sigarette, da che il titolo Liquor and Cigarettes. Camilo ama Teo, Matteo non è pronto ad uscire con un altro uomo, basteranno un po' di coraggio liquido e molte carezze pesanti da parte di Camilo per fare chiarezza nel cuore di Teo? Un nuovo one shot sexy della matita di Zammaru Zariya che penso che non comprerò, anche perché non è che sia questo grande appassionato di ecchi etero, forse l'ecchi gay va un po' oltre il mio livello di capacità di acquisto. Comunque, proseguendo, qualcosa che mi interessa decisamente di più, esce il primo numero di Shin Violence Jack. Saranno 2 volumi in tutto, sono 344 pagine a 11,90€, quindi volumotto spesso come già la precedente serie di Violence Jack. Probabilmente, come gran parte dei fumetti di Gonagai, non avrà alla fine nessun senso, e sì, lo so che ce ne sono anche di fondamentali, tipo Devilman, però la maggior parte della sua produzione invece è un po' più what? Comunque, boh. In ogni caso, lo comprerò. Come penso che comprerò anche un altro fumetto piuttosto interessante, ovvero Search and Destroy Box volumi 1-3, un fumetto di Osamu Tezuka e Kaneko Atsushi. In realtà è di Osamu Tezuka, nel senso che l'opera originale è ancora una volta Dororo, in questo nuovo adattamento in chiave sci-fi dal genio tenebroso di Atsushi Kaneko, che è l'autore di Soil e Death Co. Sono sinceramente super curioso di leggerlo, molto più che leggere Dororo e Yakkyamaru, che non ho nemmeno aperto, quello della Panini. Però dovrei farlo, mi piacerebbe sempre confrontare i due. A questo punto forse ha senso aspettare e fare una mega recensione tripla in cui confronto tutti e tre le versioni. Vedremo. In ogni caso, la trama è: Doro subisce un tentativo di rapimento da parte di uno Yakuza, ma viene difeso da una ragazza, né umana né robot. Chi è costei? Per cosa combatte? Boh. Sono curioso, sinceramente. Ma con questo abbiamo concluso anche le uscite di J-pop. Passiamo a Bao con un solo fumetto, Dien Bien Phu 1 di Nasuke Nishima. Dall'aspetto grafico molto 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 particolare, ci porta nel 65, durante la guerra tra il nord e il sud del Vietnam. Haruku Minami è un giovane giornalista nippo-americano che arriva a Saigon insieme alle truppe statunitensi. Verrà poi salvato da una ragazza guerriera, principessa, e forse tra i due scatterà l'amore o forse no. Sinceramente mi incuriosisce, più che altro perché come tutti i manga Bao sarà qualcosa di molto molto particolare, e quindi vedremo. Il volume è un brossurato di 192 pagine al prezzo di 7,90€. Passando oltre, un po' di manga di casa editrice minori, di quelle che non mi cago molto, anche se so che dovrei in certi casi, ma è più difficile reperirle e ci fai meno caso. Comunque, Flashbook ci porta Nyan Kids 1. Proteggere il tuo territorio, impedire agli altri di importunare la tua ragazza, mostrare a tutti chi è il capo, vivere è dura, ma questo è ciò che si fa ogni giorno se sei un teppista o un gatto di strada. Un mondo felino in continua competizione rappresentato da autentici delinquenti dalle fattezze umane, quindi boh, gatti umani? Tanta azione e comicità per uno shonen in 6 volumi che stravolgerà l'idea comune che abbiamo sui gatti. Non lo so, un manga da gattari? Potrebbe esserlo. È un brossurato a 5,90€ di pagine non definite. Curioso, non penso che finirò per comprarlo, però ci potrebbe anche stare. Passiamo invece ad Init, che ci porta a un fumetto piuttosto interessante, Legend Dukami, il vagabondo di Tokyo, che narra la vita di Yoshio, che vive in una stanza minuscola in una fitta camera a Tokyo, con bagno in comune, sbancando il lunario come operaio edile. È un ritratto semi-autobiografico di chi vive ai margini del Giappone del boom economico degli anni 80,
e sinceramente mi incuriosisce molto. L'autore è Takashi Furutani, sono 384 pagine a 24,90€ e sono un po' tante, però sicuramente interessante. Il formato è grande, 16,5x24, interessante, sinceramente. Abbiamo poi un paio di titoli di Akane Torikai. Ora, non mi è chiarissimo come funzionano queste cose, perché il primo, Voglio un amore da manga, è un racconto in prosa sotto forma di diario, in cui fondamentalmente l'autrice rivela le sue incomprensioni con il partner, problemi di famiglia, eccetera. Il secondo, invece, Saturn Return, è una serie in cui una scrittrice che ha perso la vena creativa scopre che uno dei suoi più cari amici si è suicidato. Un manga sulla perdita e sulla ricerca di sé. Decisamente interessante, sono 232 pagine a 12,90€. Di più, non so esattamente che dirvi, però curioso. Chiudiamo poi con 001 edizioni, Ikari, e abbiamo La teoria della relatività, ovvero uno strano manga su Albert Einstein e la sua teoria della relatività. Non mi è chiarissimo come sarà orientato. Come autore viene riportato Albert Einstein, perché effettivamente ha scritto La teoria della relatività, e Tim Bang Mikas. Non ne so nient'altro, sono 192 pagine a 12€. Curioso, sì, da comprare, boh. Chiudiamo poi con i 100 racconti di Osamu Tezuka, un volumone di 416 pagine di grande formato a 29€, il solito formatone della Ikari. All'interno alcune storie classiche di Tezuka. Nel primo, lo sfortunato contabile Ichirui fa un patto con la strega Sudama, che esaudirà tra i suoi desideri in cambio della sua anima. Ci sono poi altre due storie, Musa e Don, con la lotta tra un cane e un mostruoso leopardo, e Madre Fiume, che narra di un rapporto padre-figlio. Boh. Sicuramente interessante, è un volume di Tezuka, peccato per questi prezzi che sono effettivamente un po' tosti. A sto punto preferisco le edizioni J-Pop, che almeno sono in formato un po' ridotto, ma ti fanno risparmiare quasi la metà. Però, che ci vogliamo fare? Nulla. Ma, in ogni caso, con questo abbiamo concluso con le uscite di novembre. E, a parte Panini che pubblica un po' poco di novità, il resto è piuttosto interessante. Di uscite ne abbiamo un bel po'. Comunque, io intanto vi ringrazio di aver seguito il video, se vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per sapere quando esce il prossimo. Vi ricordo che ho un canale Telegram in cui vi mando una notifica ogni volta che c'è un video nuovo o che sono in live o che organizzo qualcosa. C'è poi un gruppo Telegram in cui parliamo di fumetti tutti insieme. Trovate i link in descrizione insieme alla mia pagina Instagram e al mio canale sul sito Viola, in cui faccio live tutti i giorni, da lunedì al venerdì intorno alle 18 e la domenica alle 21 monto dei Gunpla. In ogni caso, con questo è davvero tutto e noi ci vediamo al prossimo video.